劇ゲームプレゼンタ。Come ogni estate, anche nel 2017 Steam ha iniziato i suoi saldi estivi, che dureranno fino al 5 luglio. Ormai ci sono quasi 20.000 giochi su Steam, è naturale che non puoi conoscere tutti quelli interessanti in saldo, oltre a quelli più famosi. Qualcuno forse pensa che non ci siano più giochi belli in saldo, ma tante volte il vero problema è solo che nessuno gli ha consigliato altri giochi alternativi da provare. Ecco, l'obiettivo di questo video è proprio quello di farti scoprire nuovi giochi meno conosciuti che al momento puoi comprare ai saldi Steam a meno di 5 euro. Sono tutti giochi con qualcosa di interessante che li rende speciali, che sia il gameplay, la storia, lo stile grafico o magari tutto questo insieme. Visto che sono più di 70 i giochi che ti consiglio in questo video, non posso andare in fondo con le descrizioni. Prendile come spunto per intuire se il gioco ti può piacere e poi leggiti i commenti approfonditi su Steam per capire se comprarlo o meno. In ogni caso i prezzi sono davvero bassissimi. I giochi che ti avevo già consigliato nei saldi invernali li ho messi tutti in fondo, così inizio il video con quasi 50 nuovi giochi che sono usciti da poco oppure che ho scoperto negli ultimi mesi. Non so se avrai il coraggio di vedere questo video fino alla fine, magari salvatelo nei preferiti così te lo guardi a pezzi in più giorni. Comunque nella descrizione ti metto la lista completa dei giochi e magari se ti interessano altri giochi alternativi sconosciuti alla maggior parte dei giocatori, puoi iscriverti a Gekigemu per sapere quando pubblico nuovi video dedicati ai videogiochi dimenticati. Buona visione! Thief and Keep è un gioco favoloso in cooperativa. Assomiglia un po' a vecchi giochi o da sala giochi o da Super Nintendo, in cui devi superare delle stanze complicatissime, piene di enigmi assurdi, e devi farlo collaborando in cooperativa con un tuo amico. Devi schiacciare bottoni, saltare su delle piattaforme troppo alte, e il tutto lo fai appunto lanciando il tuo amico, usando come scala, come appoggio per mettere su delle casse. Davvero difficilissimo, e sei appunto qualcuno con cui vuoi testare la tua amicizia, è un gioco perfetto. Di Virginia avevo già parlato nel video di Fuori Orario Videoludico dedicato ai giochi in stile Twin Peaks. È praticamente una storia interattiva in cui ti muovi in queste scene, in questi paesaggi, dove interpreti un agente dell'FBI che sta indagando sulla scomparsa di un ragazzino. E appunto, come in Twin Peaks, ci sono un sacco di scene surreali, sogni, cose strane che accadono. È molto corto, ma appunto se ti piacciono i film di David Lynch o le storie più strane, è davvero bellissimo da giocare. Pixel Junk Shooter è un gioco, anche qua, consigliato giocarlo in cooperativa con un amico. È una specie di gioco con astronavi in livelli a scorrimento laterali, scorrimento laterale, in cui ci sono tantissimi enigmi assurdi da risolvere in cooperativa possibilmente, e si gioca anche molto con la fisica dell'acqua, della lava. Puoi distruggere parti dello scenario, puoi andare in giro a salvare questi specie di personaggini che sono in pericolo, e ci sono delle idee davvero favolose. Hanno fatto un grande lavoro sia di game design che di gestione degli enigmi, davvero favoloso. Poi per questo prezzo assolutamente vale la pena prenderlo. Megabyte Punch è un gioco praticamente sconosciuto, ma mi è piaciuto tantissimo. È una specie di mix tra Mega Man, Custom Robot e anche un po' di Smash Bros. In pratica è questo gioco d'azione a scorrimento laterale in cui ti crei il tuo robot mettendo assieme vari pezzi che raccogli dopo che hai distrutto i nemici. Ci sono pezzi che ti danno abilità speciali, e la cosa favolosa è che lo puoi giocare anche questo tutto in cooperativa con gli amici, fino a 4 giocatori, quindi tutta l'avventura la puoi giocare in 4, e in più hanno messo dentro anche una modalità multiplayer che è praticamente identica a Smash Bros, quindi dove ti picchi con gli altri per farli uscire dallo schermo. Non so perché non è più famoso come gioco, perché è davvero bellissimo.
Westerado è praticamente la versione indie alternativa di Red Dead Redemption. Sei in un piccolo open world in 2D, ambientato nel Far West, e qualcuno ha ucciso la tua famiglia. E ogni volta che inizi il gioco, il colpevole cambia in modo random. Tu puoi girare per tutto il mondo, ovviamente sparare alla gente, usare cavalli, esplorare le fattorie, e puoi decidere, puoi raccogliere informazioni e decidere chi è il colpevole, nel senso che puoi anche sbagliare, non è detto che sia stato effettivamente lui a uccidere la tua famiglia, però ti puoi comunque vendicare su chiunque tu voglia. Davvero molto interessante come idea. Bucket Detective è il nuovo gioco dello stesso tizio che aveva fatto un altro gioco completamente psicopatico, gratuito su Steam, che era The Static Speak My Name. Anche questa è una brevissima storia interattiva con degli enigmi semplici, totalmente psicopatica, surreale, nonsense. In pratica sei questo scrittore che non riesce a scrivere il suo nuovo libro, e viene invitato in una casa in cui succedono delle cose un po' particolari. E appunto, se ti piacciono i giochi strani, tienilo d'occhio perché è davvero molto 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 psicopatico e spastico. Payroll è un'altra breve storia interattiva totalmente demenziale, in cui è una specie di simulazione di ufficio, a quanto dice la descrizione del gioco, che potrebbe essere giocata su Windows 95, quindi ambientata negli anni 90 con PC vecchissimi dove carichi dischetti, e insomma è dedicato molto a chi apprezza l'umorismo e le citazioni anni 90. Comunque molto interessante anche come stile grafico. The Next Penelope è un interessante mix tra Micro Machine, F-Zero e una visual novel. In pratica è questo gioco di corse suddiviso in diverse missioni, in cui sì, devi gareggiare contro gli altri, ma anche sconfiggere dei boss o fare alcune attività particolari in ogni missione. E nel frattempo c'è anche una storia particolare che è stata ispirata dalle varie leggende greche. Insomma, molto interessante, si può anche giocare in multiplayer con gli amici. Insomma, dacci un'occhiata perché potrebbe diventare uno dei tuoi nuovi giochi preferiti di sempre. Wand Wars è un gioco multiplayer, tutti contro tutti, in cui si guidano queste specie di scope volanti e si usano magie che rimbalzano, che seguono i personaggi per sconfiggere i tuoi amici. È molto originale sia come stile di pixel art sia come gioco multiplayer. Ci sono poi ovviamente vari power up che ti rendono più forte, fanno fare mosse speciali giganti, assurde. Appunto, se hai la possibilità di giocare spesso in multiplayer con gli amici, Wand Wars è sicuramente uno di quei giochi che puoi tirare fuori nelle serate multiplayer. Cortex Command è un gioco d'azione in 2D in cui devi arrivare su un pianeta e cominciare a costruire la tua base. È in qualche modo assomiglia un po' a Terraria o Starbound. Anche qua c'è la cooperativa anche offline, quindi puoi giocare in più giocatori offline. È un pochino più strategico di Terraria, puoi anche utilizzare, dare dei comandi a varie truppe del computer. E appunto devi costruire la tua base e poi cominciano ad arrivare nemici che ti attaccano, quindi devi difenderla. Molto molto bello se appunto ami i giochi d'azione strategici. Clusterfuck 99 è un gioco che a prima vista dalla grafica sembra una cagata semplicissima, però è un gioco favoloso per giocare in multiplayer fino a 8 giocatori sullo stesso schermo. Praticamente è una specie di mix tra gioco di calcio e quei hockey che si trovano di solito in sala giochi.
È davvero favoloso, anche a me che assolutamente non mi piacciono i giochi di calcio, questo giocato in due squadre, 4 contro 4, è uno dei giochi multiplayer più favolosi di sempre. Se hai la possibilità di attaccare 8 pad dell'Xbox 360 al tuo PC, prendilo perché è un prezzo davvero ridicolo, ci puoi giocare per ore e ore, mesi e mesi in multiplayer con gli amici. Clandestine è un gioco in cooperativa online molto interessante perché ha questa idea innovativa in cui una persona utilizza la spia che si introduce in vari posti ed è una specie di gioco d'azione classico, invece l'altro giocatore aiuta la prima spia facendo l'hacker, quindi semplicemente utilizzando le telecamere e collegandosi in remoto ai vari computer che ci sono dentro queste basi segrete dove bisogna entrare, può aiutare il suo compagno, quindi magari vedendo tramite telecamere dove sono i nemici oppure aprendogli le porte in remoto, hackando il sistema operativo o facendo esplodere dei pezzi dello scenario in modo da danneggiare le guardie. Insomma, davvero molto interessante. Ovviamente bisogna parlare via chat vocale con il proprio amico in modo da cooperare al meglio. Stickbold è un gioco, anche questo multiplayer, però tutti contro tutti oppure in team 2 contro 2, che si rifà alla classica palla avvelenata, quindi devi combattere contro i tuoi amici lanciandosi palle addosso, e all'inizio potrebbe sembrare un giochino semplice, ma ovviamente ci sono un sacco di tecniche particolari, e poi le arene hanno tutti i vari imprevisti, cose strane che succedono durante la partita, e è davvero molto divertente in multiplayer con gli amici. Consortium, un altro gioco in singolo, è una specie di avventura interattiva ambientata su questa specie di astronave, aereo, fantascientifico, in cui tu interpreti te stesso, nel senso che il gioco prende in considerazione che tu sei un giocatore che sta muovendo un personaggio all'interno del suo gioco, quindi si diverte molto a rompere la quarta parete, e la cosa interessante è che ci sono tantissimi modi diversi per finirlo, tantissimi finali alternativi, e è ambientato soprattutto sui dialoghi testuali, però puoi scegliere tantissime risposte differenti. Ci sono anche un sacco di problemi, ovviamente il team non aveva molto budget, quindi ad esempio i combattimenti sono fatti male, la grafica sembra una cosa molto anni 90, però se riesci ad andare oltre questi difetti superficiali e ti interessano le storie particolari e l'interazione che rompe il quarto muro, prova a darci un'occhiata perché ha delle idee davvero innovative per come raccontare una storia in un videogioco. Deadly Premonition forse è uno dei giochi più famosi di questa lista, ma per il prezzo a cui lo vendono ai saldi conviene sempre consigliarlo. Se per qualche motivo non hai ancora giocato a questo capolavoro, e soprattutto se hai amato Twin Peaks, questo è praticamente il gioco non ufficiale di Twin Peaks, quindi una storia in cui c'è questo investigatore dell'FBI abbastanza bizzarro che deve investigare sull'omicidio di una ragazza in questo paesino in mezzo alle foreste. Personaggi favolosi, totalmente strani. La parte quindi di interazione con i personaggi e l'esplorazione del mondo è fantastica. Ci sono tantissime scene oniriche, eventi strani a cui puoi partecipare. C'è anche una parte di gameplay che è un po' survival horror, che è fatta male, ma fortunatamente puoi prendere una delle armi con i colpi infiniti, così lo finisci senza problemi e ti puoi godere la storia. Magical Battle Festa è uno di quei giochi di combattimento in arena, uno contro uno o due contro due, che è dannatamente divertente per gli appassionati del genere. Ovviamente tutti i personaggi sono in stile anime, quindi classiche ragazzine con poteri magici o personaggi con spade enormi.
è un pochino più complesso rispetto a giochi come Gundam Versus, perché ogni personaggio può utilizzare delle specie di robottini che lo seguono, e tutti questi robottini li puoi mettere in posizioni differenti e quindi ti possono dare o più velocità o più attacco o più difesa, quindi devi, è un pochino diciamo strategico, però ovviamente il gameplay di per sé è sempre il classico appunto gioco di combattimenti in arena, quindi devi combattere contro questi personaggi assurdi che fanno delle mosse devastanti. Costa poco e secondo me è fantastico, inoltre puoi giocarlo anche questo in multiplayer con gli amici in split screen, quindi se hai possibilità di giocare con altre persone a cui piacciono i combattimenti in arena, Magical Battle Festa è uno dei pochi giochi di questo tipo che sono disponibili su Steam. Broforce è forse un altro di quei giochi abbastanza famosi che comunque mi sento di consigliarti in questa lista, perché è favoloso, è super divertente, è una parodia dei classici giochi e film d'azione. Infatti la maggior parte dei personaggi sono appunto delle parodie dei classici Rambo, Terminator, cose di questo tipo. E la cosa figa è che puoi giocarlo in multiplayer con gli amici, in cooperativa, e è un gioco talmente pazzo, folle, epico. Esplode di tutto e di più, gli scenari sono completamente distruttibili, quindi ci sono dei momenti in cui lo schermo è completamente invaso da esplosioni, davvero bellissime. Wanderlust Adventures è un gioco che in qualche modo mi ricorda sia Zelda Forsworld sia giochi di ruolo un pochino più complessi come Secret of Mana, quindi è appunto un gioco d'azione, un'avventura RPG in tempo reale che puoi giocare tutta in cooperativa con gli amici online. Quindi pixel art forse un pochino sottotono, ma il gioco è gigante, c'è un mondo da esplorare, un sacco di armi da trovare, enigmi, nemici da uccidere. Ovviamente la cosa interessante è che puoi farlo tutto in cooperativa con gli amici. Sicuramente non è all'altezza di capolavori come appunto Forsworld o Secret of Mana, ma su Steam è uno dei pochi giochi di questo tipo che è davvero divertente da giocare con gli amici. Nothing è un gioco che come gameplay potrebbe essere uno di quei runner, ovvero giochi in cui devi continuare a correre, però ambientato in questo mondo lisergico, completamente pieno di colori strani, facce che volano all'interno. Sembra in qualche modo un video surreale di qualche gruppo elettronico tedesco, e al di sotto c'è anche una storia strana che viene raccontata attraverso frasi che potrebbero quasi sembrare no sense. Dacci un'occhiata perché sicuramente è uno dei giochi più strani che ci sono su Steam. Come gameplay appunto non è niente di particolare, ma lo stile è qualcosa di sicuramente originale che non si vede spesso. E Normal Lost Phone è un gioco, una storia interattiva testuale, possiamo dire che sia una visual novel, ma l'idea è interessante perché è come se tu avessi trovato per terra un cellulare e quindi devi ricostruire la storia, che quello che è successo, leggendo le vari messaggi, guardando le foto, aprendo varie applicazioni o chat di questo cellulare. Quindi come se fosse appunto una storia che ti cerchi di ricreare tu attraverso quello che leggi in questo cellulare. Mi pare che c'è un altro gioco simile che utilizza un sistema simile di storia raccontata attraverso il cellulare. Questo ha anche uno stile grafico davvero favoloso con questi disegni colorati. Diaries of a Spaceport Janitor è un gioco che ha una grafica favolosa. Praticamente è una pixel art però in 3D, mi ricorda alcuni vecchi giochi per la prima PlayStation, e il gameplay è una specie di parodia degli spazzini. Devi andare in giro per questa città fantascientifica piena di personaggi strani per raccogliere la spazzatura e bruciarla oppure rivenderla quando trovi qualcosa di prezioso, perché ti serve poi per mangiare e prendere altri oggetti che ti servono per la sopravvivenza. Tieni conto che è proprio una parodia dell'essere spazzino, quindi il gameplay è molto ripetitivo e potrei dire anche noioso.
senso, esattamente come potrebbe essere un lavoro così ripetitivo, ma lo stile è fantastico, dacci un'occhiata. Extreme Exorcism è un gioco arcade che ricorda alcuni classici da sala giochi, in cui devi superare alcuni livelli uccidendo tutti i nemici, varie ondate di nemici da far fuori. L'idea originale è che a ogni nuova ondata c'è un nuovo fantasma che praticamente segue quello che hai fatto nell'ondata precedente. Aumentando sempre di più le ondate, aumenteranno sempre di più i tuoi cloni, che quindi seguono esattamente quello che hai fatto. Quindi ogni ondata diventa sempre più difficile perché ci sarà un altro nemico che continua a sparare in giro per il livello e devi evitare il tuo te stesso del passato. Puoi giocare anche in 4 giocatori in cooperativa, capisci che tutto diventa una cosa totalmente folle, epica, esaltante, davvero difficilissimo come gioco, ma se appunto hai amato i vecchi classici arcade e hai degli amici con cui giocarlo, vale la pena provarlo. Neon Struct è un gioco di spionaggio, in qualche modo è una versione indie di qualcosa tipo Metal Gear o TF o anche Deus Ex. Devi entrare in queste strutture e di solito rubare qualcosa, senza ovviamente farti notare. Naturalmente la cosa più fantastica del gioco è la sua grafica astratta. Ha un certo feeling di futurismo anni 80, questi colori al neon, e anche la musica contribuisce a dare questa sensazione. Diciamo che è una versione artistica, indipendente e minimale dei classici giochi stealth. Se dalla grafica Tokidori 2 potrebbe sembrare un giochino per casual gamer, in realtà è un gioco hardcore, una specie di evoluzione originale, innovativa del classico Metroidvania. In pratica il tuo personaggio ha solamente 2 mosse, ma in base a come le utilizzi e come interagisci con gli altri animali che ci sono nei livelli, puoi raggiungere diversi posti, diverse aree del gioco. Quindi invece di avere degli oggetti che sblocchi dopo, durante l'avventura, qui hai già tutte le azioni che ti servono per andare avanti, però ovviamente non lo sai fin quando non capisci come utilizzarle e in quali posti. Insomma, se sei appassionato di Metroid e di giochi simili, dagli una chance. Anche se dall'aspetto non si direbbe, è davvero un gioco totalmente innovativo e originale per il suo genere. Ok, I see. This guy needs some serious help. River City e Super Sports Challenge è praticamente una collezione di vari minigiochi sportivi, ma con uno stile totalmente demenziale. In qualche modo potrebbe essere una specie di simulatore dei classici anime giapponesi sportivi, dove ci sono i vari club di corsa con gli ostacoli o combattimento. Però, ovviamente, puoi usare tipo armi, mosse speciali. E anche se c'è una modalità in singolo, una storia totalmente demenziale, il meglio di questo gioco lo dà ovviamente in multiplayer con gli amici. Quando è in saldo e si può giocarlo con 4 persone, direi che vale la pena. Trillion God of Destruction è un gioco che potrebbe quasi essere uscito dalle menti dei Nipponichi Software, ovvero i creatori di Disgaea, eppure l'ha creato un altro team, però lo stile è davvero molto simile. È uno strategico a turni in cui l'idea originale è che c'è un solo boss enorme con un trilione di HP e per riuscire a sconfiggerlo devi passare tutto il tempo che ti rimane fino alla distruzione del mondo ad allenare una delle varie ragazze, demoni che ci sono nel tuo team. Puoi farle allenare, puoi mandarle in dei mini dungeon per fare salire di livello, trovare armi rare sempre più potenti, puoi anche usare i soldi per regalargli degli oggetti in modo da aumentare l'affetto che hanno verso di te, e quando arriva il giorno finale oppure quando ti senti pronto puoi andare a combattere questo mostro gigantesco, ma ovviamente non riuscirai a batterlo al primo tentativo, quindi la tua demonessa morirà, dovrai quindi ricominciare da capo ma mantenendo ovviamente delle statistiche che hai raccolto nella partita precedente. C'è anche un pochino di visual novel, devi parlare con questi personaggi uno più demenziale dell'altro, è sicuramente un tipo di strategico a turni molto diverso dal solito. Appunto, se ti piace la serie di Disgaea probabilmente amerai anche questo Trillion. Oh,
Press X Not to Die. È praticamente un B-movie, un classico film amatoriale trash, però è interattivo, quindi in alcuni punti della trama ci sono delle scelte che puoi fare per cambiare come va a finire la situazione. Ovviamente a prezzo pieno probabilmente non lo consiglierei, però se sei un amante dei film trash, dei B-movie, e se lo giochi magari in compagnia di qualche amico, è davvero totalmente demenziale, divertente. Ci sono tantissime strade differenti che puoi scegliere, una più stupida dell'altra, e anche diversi finali. Il tuo obiettivo è quello di sopravvivere in questa città dove c'è una specie di strana malattia che fa impazzire tutti e quindi la gente comincia a uccidersi a vicenda. Naturalmente gli effetti speciali sono tra le cose più trash e amatoriali di sempre. Cluster Truck è un gioco totalmente folle ed epico. In qualche modo mi ricorda quel film Speed in cui c'era un bus che continuava ad andare a velocità assurda e non si poteva fermare. Qui ci sono una serie di camion che corrono per dei livelli uno più strano dell'altro e tu devi saltare sui vari camion per arrivare in column verso il traguardo. Ovviamente pieno di esplosioni, cose, palle enormi che distruggono i camion e tu in qualche modo devi riuscire a non morire in mezzo a questo disastro. Davvero un gioco di corse totalmente originale. Genital Jousting è uno dei giochi più dementi che abbia mai giocato. È incentrato decisamente sul multiplayer con gli amici. Si può giocare fino in 8 giocatori su un solo PC in locale e secondo me è la modalità migliore per apprezzarlo. Appunto, è un gioco, come vedi, dove ci sono dei piselli gommosi che puoi muovere in giro per lo schermo o usare per infilzare gli altri piselli dei tuoi compagni. Si creano delle scene talmente surreali e dementi che non puoi fare a meno di ridere. È diviso in diversi minigiochi, uno più stupido dell'altro, e puoi anche vestire il tuo pisello con vestiti strani. Insomma, se puoi giocarlo in 8 giocatori è consigliato. Legend of Dungeon, ne ho già parlato a sufficienza nell'episodio di Fuori Orario Videoludico dedicato al team Robots Love Skitty, ma come vedi dal video è un roguelike con una pixel art favolosa in cui assieme a degli amici, possibilmente in cooperativa, devi esplorare questi dungeon difficilissimi, pieni di mostri che ti uccidono molto facilmente se non stai attento, e trovare armi rare sempre più forti, salire di livello per avere una chance di arrivare fino in fondo e raccogliere il tesoro nascosto. Se ti piacciono i roguelike difficili è super consigliato. Hammerwatch è una versione in pixel art del classico Gauntlet, quindi un gioco di esplorazione dungeon, possibilmente in cooperativa con gli amici, ed è un gioco molto difficile. In qualche momento sembra quasi uno di quegli sparatutto giapponesi, pienissimi di proiettili dappertutto. Ci sono un sacco di segreti da scoprire, dei enigmi molto semplici nei vari dungeon. Soprattutto è un gioco che è basato sui combattimenti contro decine e decine di nemici. Come appunto il classico Gauntlet, devi riuscire a distruggere i generatori di nemici per avere qualche chance di sopravvivere. Si può giocare in multiplayer sia online sia offline, quindi in entrambi i casi se sei un appassionato del genere cerca di recuperarlo. Lovely Planet è uno sparatutto in soggettiva, però originale, alternativo. Non ci sono i classici soldati che devi uccidere, c'è un livello, un mondo completamente colorato, in qualche modo mi ricorda un po' Katamari Damacy. Ci sono dei strani cubi che ti sparano addosso, tu devi correre per questo livello e riuscire a colpirli al momento giusto. C'è un sacco di tecnica per fare bene i salti e sopravvivere. Davvero molto divertente, anche se corto. La Mulana è un gioco d'azione in vecchio stile, super hardcore, super difficile,
In qualche modo potrebbe essere il Dark Souls in versione 16-bit. C'è questo mondo da esplorare, pieno di nemici fortissimi e trappole che ti uccidono senza che tu neanche te ne accorgi. Per completare il gioco devi risolvere alcuni enigmi davvero assurdi, non ti danno quasi indicazioni su dove devi andare, su di come proseguire nel mondo. È davvero un capolavoro per chi ama i giochi difficilissimi in 16-bit. Olly Olly 2 è un gioco di skateboard, però invece dei classici tipo Tony Hawk che erano in 3D, questo è in 2D a scorrimento laterale. Potrebbe sembrare qualcosa di semplice, di scontato, ma in qualche modo riesce a essere uno dei giochi di skateboard più esaltanti e fantastici di sempre. Utilizza un sistema di controllo quasi simulativo. Devi usare l'analogico e i tasti al momento giusto, sia per fare i salti che per atterrare correttamente sulle varie ringhiere e altri posti dove puoi atterrare con lo skateboard. C'è anche una modalità multiplayer in 4 giocatori e se sei un amante dei giochi di skateboard devi assolutamente provarlo. Valdi Story è un classico Metroidvania, ma con una delle grafiche migliori del genere. Come nei classici come Metroid o Castlevania, devi esplorare questo mondo pieno di nemici, boss enormi, difficilissimi. Puoi ovviamente salire di livello, migliorare le tue armi per avere qualche possibilità di sopravvivere e ovviamente più aumenti le tue abilità e più nuove aree puoi accedere. Ci sono anche diversi personaggi con cui interagire, i negozi per comprare oggetti e tutto un sistema di skill da migliorare. Ormai i Metroidvania sono uno dei generi più strausati di sempre su Steam, ma fortunatamente ce ne sono ancora alcuni di qualità come questo. Risk of Rain è probabilmente uno dei migliori roguelite che ci sono su Steam. La grafica è molto carina, mi piace come hanno fatto la pixel art. Sembrano personaggi minuscoli ma hanno un sacco di stile. Come al solito è uno di quei giochi in cui se muori devi ricominciare da capo. E più giochi, più mantieni il tuo personaggio vivo nei vari livelli, più diventa difficile, più arrivano mostri sempre più forti. La cosa fantastica è che puoi raccogliere tantissimi bonus che cambiano totalmente il gioco e ti migliorano tantissimo il personaggio. Se arrivi verso gli ultimi livelli, hai talmente tanti bonus attivati che lo schermo è quasi tutto pieno di queste icone assurde. Ti dà una soddisfazione enorme riuscire a sopravvivere ai livelli e soprattutto ci sono tantissimi personaggi da sbloccare che hanno degli stili di combattimento molto diversi l'uno dall'altro. In più, se vuoi, puoi anche giocarlo tutto in cooperativa con 4 amici. Pitfall Planet è un gioco che ho scoperto da poco, ma non vedo l'ora di giocarlo in cooperativa con qualche amico. È uno di quei giochini in cui ci sono delle stanze assurde con vari enigmi che devi per forza risolvere in cooperativa. Tra l'altro ci sono anche dei pezzi in cui devi usare una macchinetta per muoverti e il tuo compagno ti può aiutare prendendoti con una specie di rampino per salvarti nei momenti difficili, oppure ti può lanciare in mezzo alla lava per ucciderti. Anche lo stile mi piace tantissimo. Se sei un appassionato di giochi in cooperativa è uno di quei giochi da prendere appena costa poco. Pharaon Rebirth è un altro di quei giochi in stile 16-bit o primissimi platform adventure sulla PlayStation, in cui sei una specie di coniglietto esploratore e devi riuscire a superare, a muoverti per un mondo pieno di nemici bastardi che ti vogliono uccidere e stanze difficilissime dove devi essere davvero molto abile per riuscire a sopravvivere. Ci sono tantissimi oggetti da raccogliere per riuscire a sbloccare nuove skill del tuo personaggio e gli sviluppatori hanno fatto un lavoro fantastico per personalizzare vari livelli. Ci sono anche delle parti in cui devi guidare una jeep o cose di questo tipo. Se sei un amante dei retro games 16-bit, dacci un'occhiata. Tower of Guns è uno di quei rari FPS roguelike che mi sono piaciuti parecchio. Praticamente immaginati una specie di Doom in cui ogni stanza viene creata a random ogni volta che ci entri
e se muori devi ricominciare da capo. Il tuo scopo è quello di raggiungere la cima della torre e ovviamente ogni stanza è sempre più difficile, ci sono dei boss enormi, ci sono delle torrette che sparano centinaia di colpi. Ma come dovrebbe fare ogni roguelike divertente, hai la possibilità di scegliere tantissime armi diverse e più giochi e più sblocchi sia dei bonus che ti aiutano sia delle nuove armi. In questo modo, anche se all'inizio puoi andare peggio, continui a morire contro i boss o contro le stanze, piano piano raccogli sempre più oggetti che ti permettono di diventare più forte e quindi di avere qualche possibilità per riuscire a sopravvivere e arrivare fino alla cima della torre. Poi i combattimenti sono davvero molto divertenti. Mirror Moon EP è un gioco totalmente favoloso per lo suo stile grafico surreale. È stato creato tra l'altro dai ragazzi italiani di Santa Ragione. È difficile riuscire a spiegare esattamente come funziona il gioco. Innanzitutto hai già, quando inizi, un'astronave con dei controlli complicatissimi che devi riuscire a interpretare per farla semplicemente muovere. E quando riesci a muoverti hai a tua disposizione una galassia enorme con dei vari pianeti misteriosi in cui devi riuscire a raggiungere e cercare di capire come funziona il suo sistema solare. In pratica hai a disposizione una specie di arma con cui puoi puntare il sole o la luna di quel pianeta per muoverlo, o meglio, per fare muovere il pianeta e riuscire esattamente a capire come ti devi muovere, come fai a risolvere quell'enigma specifico di quel pianeta. Se questo non fosse abbastanza, per finire il gioco bisogna collaborare con gli altri giocatori online per riuscire a capire il mistero che c'è dietro questa galassia e trovare un pianeta specifico. Però non ti spoilerò di più, perché una delle cose più belle del gioco è quella di entrare senza sapere niente e perderti in questo mondo onirico pieno di mistero. Wheels of Aurelia è un altro gioco molto interessante dai ragazzi di Santa Ragione. È una specie di mix tra visual novel interattiva ambientata negli anni 70 in Italia e un gioco di corsa in isometrico. In base alle scelte che fai e alle città che decidi di visitare in macchina, puoi vedere delle parti diverse della trama e raggiungere uno dei finali alternativi. Sicuramente è un gioco originale, un sistema di narrazione storica che difficilmente è stato mai provato prima. The Beginner's Guide è una storia interattiva favolosa. Non è sicuramente un gioco per tutti, anche perché forse c'è poco gioco. Potrebbe essere un walking simulator, per così dire. Ma la cosa interessante è che è questa specie di esplorazione mentale di uno sviluppatore di giochi alternativi. E c'è un'altra persona che cerca di ricostruire la psicologia di questo sviluppatore attraverso i suoi videogiochi, o per meglio dire i prototipi spesso incompleti che ha creato, anche se alla fine forse non tutto è come sembra. Però anche qui non voglio spoilerarti questo gioco geniale. Se ti interessa il mondo dei videogiochi e la psicologia umana, è consigliatissimo. Paranautical Activity è forse l'unico altro FPS roguelike che mi sia piaciuto su Steam. In confronto a Tower of Gun, questo è molto più frenetico forse. Ha questo stile in pixel art 3D fatto coi voxel e una colonna sonora favolosa che ti esalta in modo impressionante. Anche qua ci sono tantissime armi da utilizzare, più giochi e più ovviamente le stanze diventano difficili, ma puoi raccogliere dei bonus che ti aiutano per migliorare le tue abilità. È uno di quei giochi in cui magari vorresti giocare 5 minuti e poi ti ritrovi a giocare per ore, perché diventa una droga quando riesci ad arrivare sempre più avanti nei livelli e poi non ti puoi fermare. Tiny Brains è un gioco basato sulla cooperativa in 4 giocatori, dove devi usare delle specie di criceti, di cavie da laboratorio per sfuggire agli esperimenti, e ogni livello è pieno di enigmi assurdi in cui devi collaborare con gli altri criceti, ognuno ha le sue abilità strane e bisogna riuscire con gli amici a capire come utilizzarle per risolvere le varie stanze. Non è troppo difficile, comunque se con 4 giocatori bravi si riesce a finire in un paio di ore praticamente, ma se lo trovi appunto durante i saldi quando costa poco, vale la pena. You must stop the tiny brains. Get ready to-
Battle Block Theater, oltre alla grafica fantastica, i personaggi demenziali, la storia ancora più pazza, è un platform totalmente folle con dei livelli davvero assurdi che ti regala tantissime soddisfazioni quando riesci a completarli. La cosa bella anche qui è che puoi giocarlo tutto in cooperativa con un amico e, se non ricordo male, i livelli cambiano proprio tra la modalità in singolo e quella in cooperativa. C'è anche una modalità multiplayer fino a 4 giocatori con vari minigiochi strani tipo calcio, basket. È un gioco davvero fantastico per gli appassionati di platform demenziali. Edron è un gioco esplorativo, introspettivo. Ti ritrovi in questo mondo astratto, post-apocalittico, dove nessuno ti spiega cosa devi fare e come devi sopravvivere. Eppure piano piano, camminando tra i suoi paesaggi, puoi riuscire a trovare qualcosa che ti racconta la sua storia passata. Allo stesso tempo devi riuscire a sopravvivere cacciando ad esempio dei cervi nella foresta o pescando, mentre il tempo passa da giorno e notte e comincia a piovere o nevicare. Sicuramente non è un gioco per tutti, ma se ti piace camminare in paesaggi rilassanti e surreali, un mondo misterioso dove non si capisce bene cosa sia successo, Edron sa regalare un sacco di soddisfazioni alternative. Da qui in poi riporto i giochi che avevo già consigliato durante i saldi natalizi del 2016, che sono ancora in saldo a meno di 5 euro, quindi probabilmente la qualità dell'audio sarà diversa e anche le musiche di sottofondo devo metterne di nuove. Comunque, se non avevi ancora visto l'altro video questo Natale, ci sono tantissimi altri giochi alternativi che puoi recuperare anche adesso su Steam. Credo di essere uno dei pochi al mondo che ha amato The Last Dogma. Effettivamente è un gioco molto trash, ma è quel trash geniale. In pratica siamo degli agenti dell'FBI in una specie di presente alternativo e dobbiamo investigare su delle strane sette sataniche, ma è più un metagioco, nel senso che si prende gioco delle aspettative dei giocatori. E ci sono delle scene davvero assurde, completamente surreali. Non è un gioco perfetto, ma proprio questa sua imperfezione lo rende molto 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 curioso. E se ti piacciono i giochi come Deadly Premonition, probabilmente potresti apprezzare anche tu The Last Dogma. Pony Island è un altro di quei metagame geniali, nel senso che finge di essere un innocuo giochino con dei pony rosa, ma in realtà sotto si nasconde una specie di gioco satanico in cui dovrai, magari per risolvere degli enigmi, modificare alcune cose direttamente nei menu e oppure chattare con una strana presenza all'interno del gioco, totalmente folle. E costa anche questo davvero molto poco. Secondo me vale la pena anche semplicemente per provare qualcosa che tenta dei modi diversi di giocare. The Void è un gioco vecchio, uscito un bel po' di anni fa, ed è un gioco davvero molto strano, in cui il personaggio principale è morto e finisce in questo strano mondo parallelo dove i colori non esistono più. E per sopravvivere, o meglio, per non morire, deve raccogliere quei pochi colori rimasti nel mondo e portarli anche a delle specie di strane fate, degli esseri demoniaci, non si capisce bene. E gli enigmi sono tutti basati sui colori, sul disegnare delle strane rune sullo schermo ed esplorare questo mondo completamente surreale, con una storia onirica e che lascia molto alla interpretazione del giocatore. Davvero molto particolare. Lakeview Cabin Collection è una specie di collezione di diversi giochi, ognuno ispirato a vari B-movie, horror movie, sai, quelli classici in cui c'è un gruppo di ragazzi che finisce in qualche casa nel bosco e trova una famiglia di pazzi assassini, qualche serial killer.
Ed è molto molto figo perché è una specie di open world, anche se piccolino, però nel senso avete tutta l'area del gioco in cui potete girare liberamente, trovare oggetti, mettere trappole, cercare di sfuggire a questi serial killer e trovare un modo per ucciderli prima che uccidano voi. Ci sono diversi personaggi da usare e tra i vari episodi cambia un pochino il gameplay, cambiano gli scenari, però rimane davvero molto molto carino, soprattutto se ami i film horror. È una specie di parodia dei classici film horror. The Stanley Parable è forse uno dei giochi più famosi di questa lista, comunque è stato, ne hanno parlato in tanti. Era nato come un mod per Half-Life, poi ci hanno fatto questa versione a parte. È una specie di walking simulator, nel senso che dovete camminare, esplorare degli uffici e degli altri posti molto strani, andando avanti nella trama. La cosa bella è che c'è una voce che segue quello che sta facendo il protagonista o lo commenta, e voi potete o seguire quello che dice la voce oppure fare completamente il contrario. E quindi ci sono tantissime strade differenti che potete prendere, tantissimi finali, uno più assurdo dell'altro. Diventa davvero un gioco metareferenziale perché gioca molto con le aspettative di quello che solitamente i giochi offrono. E non spoilerò più di tanto perché il bello è proprio riuscire a scoprire tutte le cose stranissime che nasconde il gioco. Davvero molto molto bello. AI, Divine Cybermancy, è un altro gioco totalmente folle. È una specie di gioco FPS cyberpunk, nel senso che è ambientato in questo mondo appunto cyberpunk, steampunk, tipo Deus Ex, ma è totalmente lasciato quasi al caso, nel senso che non ti viene spiegato quasi nulla quando sei dentro nel gioco. Quindi devi capire tu come funzionano le cose, come si hacka, come funzionano l'upgrade delle armi e del corpo, a cui puoi aggiungere ovviamente varie cose robotiche. Ed è stato fatto da alcuni francesi, che probabilmente poi l'hanno tradotto in inglese con Google Translate, quindi la storia è totalmente strana, spesso non si capisce, ma è anche questo il bello del gioco, ha un fascino davvero strano. In più c'è anche una modalità in cooperativa, sia online che offline, in split screen. Quindi se avete qualche amico che ama i giochi pazzi, cyberpunk, questo gioco è davvero, davvero molto strano. Dropsy è una classica avventura punta e clicca, ma con un protagonista assurdo, è questo pagliaccio che abbraccia le persone per aiutarle, per risolvere enigmi. E è tutto molto 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 lisergico, ci sono delle scene surreali, ci sono personaggi uno più strano dell'altro. E anche se appunto come gameplay può essere avvicinato alle vecchie avventure grafiche, è il gioco è una sorpresa continua perché chi l'ha inventato ha davvero lasciato spazio alla sua immaginazione. Half Minute Hero era uno dei giochi più belli in assoluto per PSP, ma se non l'hai mai giocato, su Steam c'è il secondo capitolo del gioco che comprende anche il primo, quindi a un prezzo davvero bassissimo puoi prendere entrambi i giochi. E Half Minute Hero è una parodia assurda dei classici giochi di ruolo giapponesi, in cui invece di durare centinaia di ore le missioni, devi fare tutto entro 30 secondi e ovviamente ci sono dei modi per aumentare il tempo, ma è una specie di mix tra puzzle game in cui devi fare delle scelte molto molto veloci per riuscire a salire di livello abbastanza, ma non troppo per non perdere tempo e sconfiggere poi il boss che c'è alla fine di ogni livello. È davvero favoloso se non l'hai mai giocato su PSP. È difficile spiegare perché Lisa RPG è un gioco talmente geniale in così pochi secondi. Il protagonista è una specie di ex maestro di arti marziali
in un mondo post-apocalittico in cui le donne non esistono più, quindi sono rimasti solamente gli uomini. È un mondo in cui la moneta principale sono dei giornaletti porno e si trovano delle bande in giro, tipo quelle di Kenshiro, bande di punk, di altra gente assurda. È un gioco che non si prende mai troppo sul serio, eppure tratta argomenti davvero pesanti come l'incesto o la violenza familiare. È davvero favoloso. Il gioco in sé, appunto, è un classico gioco di ruolo a turni, ma i personaggi sono uno più assurdo dell'altro, è pieno di allucinazioni. Non dico altro, comunque, davvero la storia è bellissima. Probabilmente una delle storie più mature che abbia mai giocato nei giochi di ruolo negli ultimi 30 anni. Antichamber forse è già abbastanza famoso rispetto ad altri giochi in questa lista. È una specie di puzzle game in soggettiva, nel senso che è questo mondo surreale da esplorare in cui ci sono degli enigmi davvero assurdi. Non ho mai giocato nessun altro gioco con degli enigmi del genere, perché praticamente si inventa delle nuove regole. Ci sono queste specie di pistole che possono manipolare la materia, possono creare dei blocchi o togliere dei blocchi, e il mondo è coloratissimo in alcuni punti, in altri punti è in bianco e nero, e in altri casi, a seconda di come guardi una scena, come guardi qualche parte dello scenario, cambia totalmente. È davvero difficile da spiegare, però se ami i giochi di avventura con degli enigmi davvero difficilissimi, ti tirano scemo, questo Antichamber è uno dei giochi più intelligenti che abbia mai giocato. The Vanishing of Ethan Carter è un'avventura esplorativa e di investigazione in cui siamo degli agenti speciali che hanno il potere di sentire i pensieri lasciati dai morti, e dovremo indagare su alcuni omicidi in questo paesino immerso nelle foreste. In qualche modo ricorda un po' Twin Peaks o Deadly Premonition, però molto più incentrato sulla storia e sulle strane visioni che il protagonista vede all'interno del gioco. Non spoilerò più di tanto, perché ci sono diversi colpi di scena e vale davvero la pena per la storia assurda che hanno inventato. Calendula è un altro metagioco, ovvero è questa specie di avventura in cui cerchiamo di giocare un gioco che non vuole essere giocato. Al suo interno c'è una strana presenza, e per riuscire ad andare avanti con la trama bisogna sistemare, ad esempio, alcune cose all'interno dei menu. Ogni schermata ha delle strane visioni, delle strane bug quasi, che devono essere risolti per vedere dei pezzettini della trama e cercare di capire cosa sta succedendo all'interno del gioco. Davvero molto strano. Xenoclash 2 è un action adventure in soggettiva basato su combattimenti a mani nude o soprattutto con armi bianche, quindi spade, bastoni. Ci sono anche alcune armi da fuoco, ma la cosa bella è proprio picchiare i nemici a mani nude. E l'altra cosa fantastica è questo mondo completamente surreale, pieno di personaggi fantastici, di mostri che sembrano usciti da qualche film di Jodorowsky. Sono davvero fantastici da vedere gli scenari, e ho scelto il secondo semplicemente perché c'è anche la cooperativa, quindi puoi giocarci anche assieme ad un amico, ma se non hai mai giocato il primo, c'è anche il primo ovviamente su Steam. Davvero molto belli entrambi. The Novelist è un'altra storia interattiva in cui noi siamo una specie di presenza all'interno di questa casa dove c'è uno scrittore che cerca di scrivere il suo nuovo romanzo,
ma allo stesso tempo deve cercare di mantenere dei contatti con sua moglie e suo figlio. E ovviamente ci sono degli strani avvenimenti sia all'interno dei rapporti di questa famiglia sia all'interno della trama generale. E attraverso delle piccole interazioni che lo spirito può fare con gli oggetti del gioco, dobbiamo cercare di modificare il comportamento dei personaggi nella casa per in qualche modo aiutarli. Ilix è un gioco fantastico solo da vedere. Assomiglia a un mix tra quei cartoni animati con stop motion anni 70, dei video lisergici di qualche gruppo strafatto di LSD, e il gioco in sé è una specie di parodia dei giochi di ruolo classici alla Final Fantasy, però ovviamente la storia e i personaggi sono totalmente surreali. E se ti piacciono le storie oniriche e totalmente assurde, è sicuramente un gioco che vale la pena per quel poco che costa. Anche The Cave probabilmente è molto famoso come gioco, ma mi piace sempre consigliarlo perché costa davvero pochissimo ed è un action adventure a scorrimento laterale che è davvero geniale. Tutto composto su enigmi da risolvere con tre personaggi. E si può giocare anche in cooperativa con due amici. Praticamente ognuno può scegliere un personaggio tra quelli che sono a disposizione e ogni partita si usano solamente questi tre personaggi. Quindi lo si può finire più volte con diversi personaggi perché ognuno ha sia delle caratteristiche particolari, sia dei pezzi diversi del gioco che possono esplorare. E ci sono enigmi davvero assurdi, quindi quando si gioca in cooperativa con degli amici ci si trova per ore e ore a cercare di capire come proseguire. Davvero molto figo. Pathologic Classic è una specie di remake di un gioco uscito tanti anni fa, un gioco, un'avventura in prima persona, ambientata in questo mondo completamente decadente, dove c'è una malattia che uccide le persone lentamente, come se fosse ambientato all'epoca della peste, e c'è questa specie di villaggio pieno di personaggi stranissimi che tentano di sopravvivere. E bisogna cercare, diciamo, una specie di cura per la malattia, allo stesso tempo conoscere i personaggi del villaggio che si muovono in tempo reale, hanno le loro varie attività durante la giornata, ovviamente ci sono anche delle strane presenze, delle specie di culti demoniaci, cose del genere. E non spoilerò più di troppo, però il gioco è davvero molto strano e per il prezzo a cui lo vendono ne vale assolutamente la pena se vi piacciono le avventure surreali. In Octodad, oltre alla premessa stranissima in cui il protagonista è un polipo sposato con famiglia, dove però sua moglie e i suoi figli non sanno che lui è un polipo, e bisogna cercare di fare diverse attività giornaliere, tipo andare a fare la spesa o versare il latte ai propri figli. Però appunto il problema è che sei un polipo e quindi i controlli non sono esattamente semplici da usare. In singolo non l'ho mai provato in realtà. Ma la cosa davvero bellissima è giocarlo in cooperativa in quattro persone, dove ogni giocatore praticamente muove uno dei quattro arti del polipo. È un gioco totalmente folle che con gli amici ti fa perdere ore e ore a ridere come dei dementi. Davvero favoloso. Lethal League è un picchiaduro che si può giocare sia in uno contro uno che in due contro due. E la cosa fantastica è che praticamente è una specie di mix anche con Pong, ovvero per colpire gli avversari, in realtà non devi colpirli direttamente, ma devi colpire questa palla che continua a rimbalzare per lo schermo. E più rimbalza e più viene colpita, più la palla diventa veloce e fa molto più danno all'avversario.
Quindi gli scontri cominciano a diventare queste specie di combattimenti totalmente folli, a velocità pazzesche, in cui quando riesci a colpire la palla al momento giusto ti dà tantissima soddisfazione, e ovviamente il tuo amico che ha preso la palla in faccia ti insulta più non posso. Toy Box Turbos è praticamente l'erede di Micro Machine. Se hai mai giocato a quelli che c'erano su Mega Drive o PlayStation o Nintendo 64, più o meno sai già di cosa si tratta. Quindi questa gara tra macchinine nei livelli più assurdi, in mezzo alla a case, giardini, bagni. E la cosa interessante è che Micro Machine è diverso dagli altri giochi di corse, perché l'obiettivo è quello di far uscire dallo schermo l'avversario, quindi si gioca a schermo intero, e chi rimane indietro, a un certo punto, se è troppo indietro, lo schermo lo taglia via. Quindi il vincitore è quello che rimane per ultimo nello schermo, e si va a punteggi, quindi l'ultimo perde dei punti e il primo li guadagna. Quindi le partite possono durare un'infinità di tempo. Crypt of the Necrodancer è un mix tra un roguelike e un gioco musicale. Quindi praticamente finisci all'interno di questo dungeon da esplorare, in cui ci sono armi, oggetti, un sacco di nemici da uccidere. Però devi fare tutto a tempo di musica, come se fossero appunto quei giochi musicali in cui schiacciare i tasti al tempo giusto. Quindi è davvero molto originale, e anche la grafica in pixel art è davvero fantastica. Nidog è uno dei picchiaduro uno contro uno più tecnici di sempre. Inizialmente la grafica potrebbe sembrare semplice, ma in realtà è davvero, puoi fare tantissime cose. Le spade si possono usare in alto, in basso, si possono fare delle rotolate, si possono lanciare le spade, e l'obiettivo di ogni personaggio è quello di raggiungere la parte opposta del livello, quindi andando verso destra o verso sinistra, e quando muori ovviamente l'altro riesce a passare. E quindi si creano questi scontri che possono durare davvero decine e decine di minuti se i due giocatori sono molto bravi. Costa pochissimo e in multiplayer è favoloso. Speedrunners è praticamente una versione di Micro Machine a scorrimento laterale e dannatamente più tecnica dei Micro Machine. Si usano spesso queste specie di rampini che, se usati al momento giusto, ti possono aiutare sia a fare le curve molto più strette, sia a prendere velocità. Ci sono ovviamente un sacco di oggetti, di item da usare contro gli altri giocatori, e insomma in multiplayer con tre amici è qualcosa di fantastico. Ci sono partite davvero dannatamente demenziali, assurde. È un gioco appunto molto tecnico. All'inizio può sembrare semplice, ma in realtà trovi un sacco di mosse che ti possono aiutare per andare più veloce. E come in Micro Machine, vince chi riesce a rimanere all'interno dello schermo, mentre chi rimane indietro viene eliminato. Dominique Pamplemousse è una specie di avventura punta e clicca con uno stile favoloso, con questi personaggi fatti di pongo e pezzi di cartone che si muovono come in un cartone animato con la stop motion. E la cosa fantastica è che i personaggi a un certo punto, comunque in punti random della storia, cominciano a cantare. È davvero un gioco totalmente fuori dagli schemi. Non lunghissimo, ma ti strappa un sacco di risate. Dinner Date, più che un gioco, è una storia interattiva in cui il protagonista è questo ragazzo a casa che sta aspettando una ragazza a cena, e noi praticamente siamo all'interno della sua mente. Quindi ascoltiamo i suoi pensieri e cerchiamo
di dirigere il suo sguardo e quindi quello che sta pensando verso vari oggetti della casa, e in questo modo si scopre di più sulla sua personalità, sulla sua storia. Naturalmente non spoilerò poi cosa succede, ma è molto interessante. Satellite Rain è un gioco che riprende un po' i vecchi strategici in tempo reale degli anni 90, ambientato in questo bellissimo mondo cyberpunk, dove guidiamo quattro personaggi che tentano sia di ribaltare il governo attuale, sia di hackare in vari posti per rubare armi, rapire scienziati che possono poi migliorare le armi del gruppo. E a parte il gioco in sé, che è all'interno di un mondo open world, quindi non ci sono livelli, è una città enorme tutta da esplorare liberamente come si vuole. Si possono naturalmente fare l'upgrade dei personaggi, delle armi, di eventuali parti robotiche, ma la cosa più bella è che hanno aggiunto anche la cooperativa, quindi se hai un amico anzi meglio ancora tre amici a cui piace il mondo cyberpunk, puoi giocarci in cooperativa tutti assieme a schermo unico. Con questo gioco direi che finiscono i consigli per i giochi alternativi di questi saldi Steam estivi. Se conosci altri giochi interessanti e sconosciuti a meno di 5 euro, lasciami pure un messaggio qui sotto. Ti faccio i complimenti per aver ascoltato questo video fino in fondo, credo siano pochi a essere arrivati fino a qui. Come al solito posso fare questi video solo grazie al sostegno dei ragazzi che aiutano il progetto Gekigemu su Patreon. Se anche tu vuoi aiutarmi puoi donare 88 centesimi e in cambio vedi tutti i video di Gekigemu in anteprima, e ci sono anche dei video bonus che non pubblico su YouTube, più altri pensieri random sul mondo dei videogiochi. Se ti interessa, guarda la descrizione del video per il link di Patreon. A presto e grazie per avermi ascoltato fino a qui. Anche questo video è arrivato alla sua conclusione. I video che creo per Gekigemu sono possibili solo grazie al sostegno di persone come te. Se questo video ti è piaciuto, puoi aiutarmi in diversi modi. Per prima cosa puoi fare un like al video. Se questo video ha più like, YouTube può mostrarlo a più persone e quindi mi aiuti a far conoscere Gekigemu a un pubblico più vasto. Allo stesso modo, se il video ti è piaciuto, puoi iscriverti a questo canale. Ogni mese pubblico un nuovo video con qualcosa che forse non sapevi sul mondo dei videogiochi alternativi. Se hai qualcosa da chiedere o un parere su quello che hai appena visto e ascoltato, puoi lasciare un commento al video. Anche in questo caso, un video con molti commenti suggerisce a YouTube che il video è interessante. Se hai degli amici a cui potrebbe piacere questo video, condividilo con loro. Un altro modo per aiutarmi è utilizzare i link affiliati Amazon che trovi nella descrizione di questo video, dove ti segnalo giochi e altre cose interessanti relative a quello che ti ho raccontato. Se compri qualcosa da questi link, per te non costa nulla in più. A me arriva una piccola percentuale da Amazon. Infine, puoi sostenere il progetto Gekigemu su Patreon. Impiego diverse settimane di lavoro per creare questi video e dovrò smettere di farli se non raggiungo abbastanza sostenitori. Grazie per l'aiuto.